La storia tra le righe, con Alessio Barrettini. Bene, quest'oggi parliamo di Tempo di uccidere di Ennio Flaiano, romanzo uscito nel 1947 e nello stesso anno vincitore della prima edizione del Premio Strega, un romanzo quindi importante per diversi motivi. Ebbene, e questo è un romanzo, siamo nel 1947, bisogna capire che il periodo del dopoguerra per i romanzieri italiani fu un periodo prolifico soprattutto per quello che riguardava il territorio tutto da esplorare della resistenza italiana. Sono gli anni, insomma, di Calvino, di Pavese, di Fenoglio e non solo. Flaiano rappresenta una sorta di trade union tra questi romanzi di carattere neorealista e invece tutta questa linea che appunto appartiene a questi stessi anni di Landolfi, Buzzati, in cui le riflessioni sull'esistenza erano centrali in una narrazione appunto meno incentrata sulla storia di quanto non sia stato invece appunto il tema centrale di Tempo di uccidere, che però non attinge all'immaginario, alla mitologia, alla storia stessa della resistenza italiana, bensì va a cercare di esplorare un territorio assolutamente complesso, quello della invasione italiana in Etiopia. E questo romanzo, che peraltro è l'unico romanzo vero e proprio di Flaiano, che ha scritto moltissimo, è stato uno degli autori più produttivi di questo periodo, ma che ha dato molto soprattutto per quanto riguardava una scrittura più ad ampio raggio. Si cimenta con il romanzo e scrive un testo che probabilmente a oggi è assolutamente ancora sottovalutato. E qui c'è un problema anche proprio di identificazione storica del problema, perché la guerra d'Etiopia è un momento della storia italiana sicuramente buio, è uno dei momenti di maggiore difficoltà di tutta la società italiana del dopoguerra, che ha dovuto fare i conti con il proprio passato, ma forse senza mai riuscire ad andare fino in fondo. E di conseguenza questa è anche una delle ragioni per cui Tempo di uccidere fu criticato, proprio perché evidentemente non calzava del tutto bene questa idea invece molto interessante di Flaiano di unire gli elementi storici con una narrazione a tratti onirica, che può ricordare in un certo senso alcuni aspetti di Conversazioni in Sicilia di Vittorini, o appunto certi pezzi del Deserto dei Tartari. Insomma, Tempo di uccidere è un romanzo in cui c'è un ufficiale che, come tanti ufficiali inviati all'epoca, epoca coloniale, epoca di conquista, insomma, in un territorio lontano, ostile, difficile, insomma, molti ufficiali sicuramente compivano scelte assolutamente discutibili. E di conseguenza questo protagonista, che sta cercando un dentista per un dolore, un dente che gli fa male, si trova a compiere degli atti gravi, quali l'assassinio di una donna di cui si era invaghito, e poi comincia quindi a rendersi conto di provare rimorso. Questo protagonista dunque sta riflettendo, e Flaiano conduce la narrazione tra le riflessioni del protagonista e una descrizione più ampia dei paesaggi o delle dinamiche del regio esercito presente in Etiopia. Questo personaggio si trova quindi in sostanza a fare i conti con il proprio senso di colpa e in esso fugge
perché si rende conto di avere commesso troppi sbagli e quindi sa perfettamente che dovrà essere giudicato. Fugge commettendo altri atti non proprio legali, rendendosi conto che la sua fuga sta rappresentando una sorta di peggioramento costante della sua situazione, un po' il dolore del dente, un po' il cosiddetto mal d'Africa, un po' una appunto riflessione che Flaiano conduce con molta sapienza, perché si tratta di una riflessione storica complessa. Si tratta di una riflessione storica che mira proprio ad andare a toccare un episodio della storia recente rispetto appunto al libro che Flaiano ha scritto, il 1947, all'interno del quale Flaiano si rende conto che c'è un pezzo della società italiana, c'è un pezzo della storia italiana che va assolutamente ricostruito, ricalibrato, che va, non va negato. Ma si rende conto della difficoltà di questa operazione mentale e narra di questa difficoltà appunto raccontando ciò che avviene nella testa di questo ufficiale, che mescola realtà e fantasia, che mescola le proprie preoccupazioni con la speranza, e qui appunto gioca bene Flaiano, tutta italiana, di farla franca. Per cui la sua fuga, che è una fuga dalla denuncia, diventa una fuga addirittura dalla diserzione, finisce per prendere la dimensione di una fuga di tutta la società italiana da un momento di riflessione generale che probabilmente andava fatto allora e che probabilmente Flaiano era riuscito a fare con Tempo di uccidere, ma appunto poi tutto questo non ebbe un seguito concreto, non ebbe un seguito concluso, e forse anche per questo Tempo di uccidere è un romanzo che ha assolutamente ancora molto da dare e che a tutt'oggi rappresenta un momento della letteratura italiana che probabilmente andrebbe assolutamente rivalutato e dotato di una enfasi, di un eco maggiore. La storia tra le righe, con Alessio Barrettini.